Brindisi al tempo delle crociate, e questo è il titolo dell'iniziativa promossa dalla Proloco Brindisina, che ha organizzato un appuntamento con la storia della città per il 17 e 18 ottobre, con una serie di visite guidate che coinvolgeranno la chiesa di Santa Maria del Casale, luogo dei Templari, una visita laboratorio presso l'History Digital Library e l'apertura straordinaria del Museo Diocesano Tarantini, con la collaborazione di STP che metterà a disposizione un pullman scoperto. Intervenuta con un videomessaggio anche l'assessore regionale al turismo Loredana Capone. La storia è fondamentale, radici e ali sono le due parole d'ordine sulle quali ci siamo mossi con le politiche culturali e la storia sono le radici. Se i nostri ragazzi o se i turisti che vengono non le conoscono, allora si privano di un patrimonio importante e invece quello è il patrimonio sul quale noi dobbiamo investire per valorizzare le nostre città, per creare economia, per dare un senso alla crescita che si è avuto nel corso di questi ultimi anni. È un altro di quegli appuntamenti che si inseriscono in una serie di eventi che cercano di valorizzare Brindisi per la sua storia, per quello che è stata e per quello che può dare. Credo che sia un suggello importante per quello che può essere il nostro futuro. Basare il futuro, quindi ciò che Brindisi deve comunicare di essere sul passato, sul glorioso passato della nostra città, è qualcosa di davvero importante. Benvengono iniziative come quelle della Proloco che valorizzano sia la nostra cultura, sia la nostra storia, sia anche la nostra gastronomia. Quando Brindisi propone la sua storia, c'è una risposta positiva, perché obiettivamente Brindisi ha una grande storia. Quindi noi come Proloco stiamo tentando di recuperare e rivalutare la nostra storia. Abbiamo fatto con Brindisi Capitale d'Italia, adesso abbiamo pensato di fare Brindisi il Tempo delle Crociate e stiamo elaborando altri periodi che questa città ha avuto una gloriosa attività.